rappresentanti del governo, colleghi, finalmente si discute in aula di un provvedimento che è voluto dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Finalmente si discute di un provvedimento che, a differenza di quanto sostenuto poc'anzi, non tende a trasformare tutti in sceriffi che da domani acquisteranno armi per la difesa personale o per chissà quale tipo di aggressione, ma si tratta esclusivamente di un provvedimento che finalmente porrà fine a certe storture del nostro ordinamento. Quanto contenuto nella norma è stato spiegato bene da chi mi ha preceduto, dai colleghi della Lega, da alcuni colleghi di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, quindi io voglio utilizzare il mio tempo per spiegare perché sostengo che questo provvedimento è voluto dalla maggior parte di coloro che vivono in questa nostra stupenda nazione. Chi riesce a difendersi da un'aggressione, che riesce da solo ad evitare che la propria famiglia, la propria casa subisca delle conseguenze tragiche da chi, con intento malavitoso, di notte, mentre si è in intimità con la propria moglie, mentre si sta riposando, mentre si sta cercando di godere della presenza dei propri figli, viene minacciato da queste intrusioni, non è una persona che è nelle condizioni di poter riflettere, valutare e capire di che tipo di violenza potrebbe subire. Si tratta di una persona che d'istinto si trova a reagire a quella che di certo è un'aggressione ingiusta e che sarà sempre un'aggressione ingiusta. È per questo che nello scenario collettivo questi soggetti si trasformano in eroi del nostro tempo, si trasformano in eroi del piano della porta accanto che, aggrediti ingiustamente, riescono da soli a difendere l'incolumità propria e della propria famiglia. Se c'è un sogno che non abbandona nessuno di noi nella crescita è quello di essere nelle condizioni appunto di fare questo nel caso ce ne fosse bisogno. È questo quello che cerchiamo di introdurre noi nel nostro ordinamento giuridico. Il principio per cui se qualcuno viene aggredito a casa propria o nel proprio luogo di lavoro, la sua difesa è sempre legittima. I nostri cittadini si indignano quando sentono che a seguito delle aggressioni avvenute a Modena, a Venezia, a Milano e in tantissime altre parti d'Italia è il cittadino aggredito quello che viene condannato al risarcimento dei danni, condannato in sede penale, condannato in sede civile perché magari il proprio cane ha fatto solo esclusivamente quello che l'istinto gli ha detto, difendere la sua famiglia. Nonostante quella che al buon senso dei più sembrerebbe una evidenza scontata, oggi chi si trova in questa situazione spesso si vede costretto a soccombere. Quindi dopo l'aggressione subita dal delinquente, dal malavitoso che si è introdotto appunto illegittimamente nella propria abitazione, questa persona subisce anche l'aggressione dello Stato. Noi vogliamo che tutto questo finisca. Noi vogliamo che chi appunto si trova nelle condizioni di dover tutelare se stesso non si debba trovare poi anche nelle condizioni di doversi tutelare per le vie legali. Spesso quando si cerca di rafforzare una posizione si fa riferimento alla nostra Costituzione. Personalmente io ritengo che sia superata, frutto di un tempo che non è più e che debba essere adeguata a quelle che sono le nostre peculiarità attuali, però sono anche convinto che contenga i principi fondamentali del nostro ordinamento, i principi fondanti della nostra azione legislativa. E quindi ricordo che la nostra Costituzione pone il lavoro all'articolo 1, dicendo che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ed evidenzia che la famiglia è quell'aggregato fondante di tutta la nostra collettività. È per questo che la Lega ritiene che chi difende la propria famiglia, chi difende il proprio luogo di lavoro, debba essere tutelato anche con una copertura che viene dalla stessa Costituzione. Ed è per questo che ritengo
che chi si difende debba essere messo nelle condizioni di poter sostenere sempre che ha agito legittimamente.